Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, ben arrivati a tutti. Allora, mutate tutti i microfoni, i video. Fa bella giornata oggi, vedo. Bel sole. Allora, mutate tutto e togliete i video gentilmente. Allora, continuiamo la trattazione dell'argomento impulse response. State vedendo il PowerPoint? Chat. Ok. Questo webinar non era previsto. Ho l'esigenza di corredare i video sul mio canale YouTube di una serie di ulteriori video sull'argomento impulso response, da qui questo webinar così improvviso. Succede qua. Solo. Allora, gli argomenti che tratterò fanno riferimento a dei lavori del professor Farina e sono tratti per altri versi anche dal libro Sound System Engineering di Pat Brown e Don Davis. Abbiamo visto quanto è importante la impulse response non nel disegno e tuning dei sistemi di rinforzo sonoro, quanto sia utile nell'ottenimento dei parametri acustici della sala, protagonista nelle nostre scelte di disegno e tuning. Okay. Abbiamo visto quanto è importante la direzionalità, la direttività della sorgente con cui noi diffondiamo i segnali di testa e quanto è importante anche la direttività del ricettore, come cambiano i parametri acustici, le informazioni in termini di velocity del campo sonoro rispetto a queste scelte, no? Di direttività di sorgente e di ricettore. E continuando su questa trattazione, insisto ancora nel dire che la impulse response diventa strumento importante nell'ottenimento di informazioni di carattere direttivo sulle componenti del fenomeno sonoro, per noi molto importante quando andiamo a fare trattamenti acustici, non solo quando andiamo a fare disegno e tuning di sistemi di rinforzo sonoro. Ovviamente noi dobbiamo ottimizzare i tempi di lavoro, quindi dobbiamo essere in grado, già nella fase di site survey, di ottimizzare tempi e misura e in particolare, se riusciamo, dobbiamo essere in grado con una semplice misura di ottenere quel set di impulse response che poi impareremo ad editare, a post-processare, per ottenere tutte le informazioni che ci servono e dal punto di vista della pressione del campo sonoro, no? E quindi tutte le informazioni in merito a ciò che riguarda ad esempio parametri acustici, informazioni di pressione, di livello di pressione, eccetera. Sì, informazioni in termini di velocity del campo sonoro e quindi, sto prendendo il caffè, scusate, e quindi direzionalità dei fenomeni sonori. Eccomi qua, mi stavo ammazzando col caffè. Il microfono, quello che fa sostanzialmente è captare informazioni pressorie, se del caso. Cosa succede qui? Admit. Beh, perché continuano a entrare tutti? Ho disabilitato la sala di attesa. Ok, vediamo adesso. Queste informazioni pressorie dal microfono di pressione, per esempio, sono trasformate poi
in segnale elettrico e da qui poi buttate in pasto all'analyzer, al campionamento, eccetera, eccetera. Il campo sonoro si caratterizza per grandezze energetiche, quali la densità di energia sonora, l'intensità sonora, la potenza sonora, tutte cose che voi conoscete benissimo, e grandezze di campo, quali appunto la pressione sonora e la velocità delle particelle, quest'ultima spesso non a fondo compresa, ok? Le particelle si muovono e questo determina fenomeni sonori e caratteristiche specifiche del fenomeno sonoro. Il fenomeno sonoro non è soltanto variazioni pressorie. La formula che rega in maniera così molto semplice la pressione, la velocità delle particelle è questa che vedete. Al passaggio dell'onda sonora nel mezzo elastico si originano quindi questa serie di compressioni ed espansioni del mezzo elastico stesso, e questo implica le variazioni di pressione che noi ascoltiamo rispetto alla pressione di riferimento. Questo tipo di comportamento ondulatorio dipende ovviamente dalle caratteristiche elastiche del mezzo e dalla massa stessa del mezzo. Il legame tra velocità di particelle e pressione è dato da questa formula, in cui troviamo anche l'impedenza elastica del mezzo, per ricordarci appunto che il mezzo e le sue caratteristiche sono importanti, C con zero, e dove invece ρ con zero è la densità del mezzo elastico. Quindi C con zero impedenza acustica, ρ con zero densità del mezzo elastico. I microfoni si suddividono in due grandi categorie: microfoni cosiddetti a pressione, che captano appunto l'aspetto pressorio del fenomeno sonoro, e microfoni a velocità. Se dividiamo in percentuali, no, le due capacità, possiamo dire che un microfono omnidirezionale, considerando il pattern di direttività, è 100% pressione, no? Misura 100% la pressione, non misura la velocità delle particelle. L'altro estremo è caratterizzato dai microfoni a figura di 8, con pattern di direttività a figura di 8, che sono 100% velocità e non captano la componente pressoria. Invece, ecco, nel mezzo una serie di Poulenc pattern con differenti sensibilità, con differenti pattern polari, con caratteristiche differenti in termini di pressione e velocità. Questo è un microfono, ad esempio, che permette, il Neumann U89i, permette la variazione del pattern polare del microfono da omnidirezionale a figura di 8. Le registrazioni del fenomeno sonoro nel tempo si sono evolute dalla registrazione mono verso forme un po' più evolute, e anche la diffusione tali registrazioni nei sistemi sonori nel tempo ha acquisito via via maggiore complessità. Okay? La prima forma di registrazione del fenomeno sonoro è quella mono, con possibilità di ripresa, di playback attraverso sistemi di diffusione anche non monofonici, quindi sistemi stereo o surround, con tecniche di panning del segnale monofonico all'interno del mix. Quindi io posso creare un mix fatto da sorgenti mono, dare spazialità allo stesso, pampottando con specifiche leggi, ok, matematiche, proporzioni, eccetera, le sorgenti mono all'interno dello spazio sonoro, creando quindi questa sorta di spazialità. Ha un'importanza fondamentale per noi poter acquisire le impulse response nelle varie modalità che sto citando, ma allo stesso tempo è importante riprodurle a seconda di vari scenari di ascolto, ok? Stereofonico, binaurale, 5+1. Questo ci permette di entrare nello spazio sonoro
no, che abbiamo ripreso, ci permette di riviverlo, di rivisitarlo anche con la convoluzione, come abbiamo visto. Successivamente sono subentrate le tecniche stereofoniche, tra queste la ORTF della radiotelevisione austriaca, che è molto performante. La tecnica stereofonica produce informazione di direzionalità su un piano, quello su cui la coppia stereofonica di microfoni è orientata, ok? Mentre è carente in termini di informazione sul resto dell'informazione spaziale. Ed è pensata la tecnica stereofonica essenzialmente per essere riprodotta in seno ai normali setup stereofonici di ascolto formati da due diffusori posti distanziati tra di loro 60 gradi e puntati verso la testa dell'ascoltatore, ok? Quindi ottimizzati per un solo punto di ascolto, come avviene negli ordinari studi di registrazione, sale di ascolto particolari, queste situazioni. Ecco, nel tempo poi si è evoluta la tecnica di ripresa e di diffusione attraverso array distribuiti di microfoni, ma queste tecniche non hanno avuto grande successo. Finché nel 1900, verso la fine degli anni 70, non fu sviluppata la tecnica ambisonic del primo ordine, che ha la capacità di riprendere il campo sonoro a 360 gradi e poi con tecniche di decoding da quella informazione ricavare le informazioni in termini di direzionalità che a noi servono e quindi riprodurre quell'informazione in termini, che ne so, di stereofonia, di ascolto binaurale, di surround, eccetera, eccetera. Insomma, è una tecnica che improvvisamente ha aperto nuovi scenari. Per molti anni è rimasta sottaciuta, ma quando sono scaduti i brevetti praticamente dell'invenzione, ecco, poi negli ultimi anni c'è stata un'esplosione, un ritorno alla grande di questa tecnica. Bene, nei prossimi webinar, con questo ci fermiamo qui, nei prossimi webinar affronteremo ulteriori evoluzioni di quell'approccio a 360 gradi, come le tecniche ambisonic bidimensionali del terzo ordine, tecniche di wave field synthesis. Okay. Vedete la ricostruzione, come dicevamo, no, del campo sonoro con le tecniche di panning, con sorgenti registrate in maniera mono all'interno di un mix spazializzato in maniera così artificiale, possiamo dire, no? La tecnica OTR, stereo, in realtà ottenuta creando questa coppia stereo di microfoni aperti 110 gradi tra loro e distanziati 180 mm, che guarda caso è la distanza, grosso modo, che separa le due orecchie. L'evoluzione di questa è stata la tecnica binaurale. Le registrazioni con la tecnica binaurale vengono ottenute con quelle teste che vi ho fatto vedere nel precedente webinar, tipo la Neumann, no? Che riproducono la testa umana e all'interno dei condotti uditivi sono collocati dei microfoni, ecco, proprio a riprodurre il modo di ascolto umano, la sua spazialità tipica. Questa tecnica, detta anche stereo di polo, si basa sulla ripresa di N sorgenti attraverso questi due microfonini posti nella testa. Ed è specificatamente pensata per la riproduzione dell'informazione registrata con cuffiette, ok? Con le cuffie. Ascoltare una registrazione binaurale in un setup domestico di diffusori non è una gran bella idea, insomma, non è un bell'ascolto, certamente, insomma. Dovresti mettere due diffusori particolari, di contenuto spettrale particolare, eccetera, risposta particolare, molto vicini tra di loro, al massimo separati di 20 gradi, ma sicuramente non sarebbe un bell'ascolto. Il problema che con questa tecnica si è dovuto affrontare è quello del crosstalk tra gli arrivi e quindi la riproduzione
dei fasci incrociati, no? Dei fasci sonori incrociati, perché una sorgente arriva per una buona parte in un orecchio, a seconda della posizione nel campo sonoro, no? Ma arriva anche nell'altro orecchio. Allora, quindi, per evitare all'interno del campo sonoro questi crosstalk tra i segnali, tra le due orecchie, si usano delle operazioni di filtraggio, che si basano sulla convoluzione con filtri sostanzialmente, che non stiamo qui a discutere assolutamente, saranno oggetto di approfondimento in un altro webinar. E dicevo, queste tecniche, queste operazioni matriciali con filtri, FIR, eccetera, fanno barbatrucchi vari in modo tale da eliminare queste componenti rosse, qua che vedete, qua c'è con la X rossa, che rappresentano i crosstalk dei segnali tra le due orecchie. Dicevo, è pensata per l'ascolto in cuffia. Tu hai due sorgenti sonore, ma quello che senti è effettivamente un'enorme spazialità intorno a te, incredibile da questo punto di vista. Okay? Senti il suono ovunque intorno a te. La problematica di questa tecnica è che lo stereodipolo ha difficoltà sulle basse frequenze, diciamo così, ok? Non riesce a ricostruire bene le basse frequenze. E tra l'altro è molto povero in termini di risposta per l'informazione del campo sonoro proveniente all'ascoltatore dalle spalle dello stesso, ok? Farina inventa un'alternativa a questa tecnica che in realtà prevede l'utilizzo di due tecniche di stereodipolo, quindi è chiamata appunto dual stereodipolo, in cui sostanzialmente utilizza uno stereodipolo per la ricostruzione dell'informazione frontale e uno stereodipolo per l'informazione posteriore. Ok. La ricostruzione sonora è migliore in questo caso, possiamo beneficiare della rotazione, okay? Quindi possiamo collocare l'informazione sonora non soltanto nel campo sonoro, ma anche in maniera più precisa in seno al campo visivo dell'ascoltatore, che però deve stare sempre grosso modo in quella posizione centrale. In realtà con questa tecnica si stacca un po' da quel vincolo, pur non superandolo pienamente. Quindi viene risolto il problema precedente, rimane il problema sulla riproduzione delle basse frequenze. Dicevo, le tecniche moderne con array di microfoni opportunamente distribuiti, che però in realtà nel tempo non si sono rivelate granché piacevoli per i fonici perché gli rubavano il lavoro, ma non sono state ampiamente sviluppate, sono state subito abbandonate, anche perché nel tempo poi è arrivata alla fine degli anni 70, dicevamo, la tecnica ambisonic che ricostruisce il campo sonoro a 360 gradi con microfoni del tipo, detti appunto ambisonics, del primo ordine. Questo tipo di registrazione viene poi decodificata in vari possibili formati e può essere riprodotta in array di speakers che vanno da un numero di 80 a 24, eccetera, eccetera. La tecnica ambisonic separa lo step finalmente della cattura dell'informazione sonora, ciò che non avveniva prima praticamente, dalla fase dell'encoding dell'informazione della stessa. Quindi del calcolo dei segnali che devono andare ai vari loudspeaker. Vedete un moderno microfono ambisonics? Sono costituiti da una capsula con quattro capsule cardioidi opportunamente orientate, separate, orientate in predefinite direzioni dello spazio, tenendo a mente la posizione dell'ascoltatore potenziale in seno ad un piano cartesiano. Vedete un mixer della Zoom, l'F4, che registra i segnali in uscita dal microfono ambisonic. È un setup abbastanza complesso ancora, no? Nel tempo però questo
questi setup si sono diventati sempre più plug and play. Oggigiorno ci sono sistemi ambisonic del primo ordine, ma anche di ordine più elevato. Ordine significa quanta informazione in termini di direzionalità l'informazione riesce a darmi. Se primo ordine sono 4 capsule, aumentando il numero delle capsule, la loro distribuzione, sostanzialmente riesco ad avere una maggiore risoluzione in termini di informazione direzionale, ok? E quindi aumenta l'ordine dei microfoni, oggigiorno sono abbastanza evoluti in questo senso, e garantiscono un'ottima risoluzione spaziale del campo sonoro. Ecco, oggi abbiamo a che fare con sistemi anche relativamente economici, compatti, all in one, che ovviamente, come dicevo nello scorso webinar, potenziano le mie capacità di campionare la risposta all'impulso in maniera evoluta, in poco tempo, con poca strumentazione facilmente trasportabile. L'encoding è fatto all'interno dei microfoni stessi, dai software proprietari. L'informazione non necessariamente la devi salvare su hard disk esterni, su mixer esterni, ci sono le schedine di memoria inserite nel microfono che salvano enormi quantità di dati. Ecco, l'immagine a cui facevo riferimento precedentemente, no? Il microfono ambisonic viene collocato al centro di questo campo sonoro, specificato in questo spazio cartesiano di cui la testa dell'ascoltatore costituisce il centro stesso. Il flusso di informazione registrato dal microfono ambisonic nelle specifiche, abbiamo detto, prestabilite direzioni dello spazio, costituisce il cosiddetto flusso a format e viene miscelato, diciamo così, dalle operazioni di encoding successive che lo trasformano in un flusso di cosiddetto di tipo B-format. Dallo stesso praticamente noi riusciamo a ricavare con un microfono del primo ordine un'informazione in termini di omnidirezionalità, la componente W, un'informazione e 3 informazioni bipolo lungo gli assi cartesiani principali, quindi X, Y e Z. Quindi ho le informazioni in termini pressori nella componente omnidirezionale, ho le informazioni vettoriali sulla velocity delle particelle, quindi in termini di direzionalità dei fenomeni sonori all'interno del campo sonoro, nelle 3 componenti bipolari lungo l'asse delle X, delle Y e lungo l'asse della Z. Ok? Così appare una registrazione ambisonic. Quindi io che cosa faccio? Vado col mio microfonino, con lo zoom H3 nella sala, effettuo la mia misura all'impulso secondo le modalità che ho prestabilito in base ai fini che mi pongo, quello che ci siamo detti negli scorsi webinar. Una volta che vado a casa, all'interno dello Zoom c'è ancora l'informazione in formato a format. Apro il software dello Zoom e ne sviluppo il software dello Zoom H3, ad esempio, è questo qua che vedete. Vi faccio vedere la schermata del mio PC. Ecco qua. Questo è il Zoom Ambisonic Player che è a corredo dello Zoom H3. Va bene? Fa tutto lui. Non dovete mangiarvi la testa voi su niente. Okay? Vi sto spiegando per grandi linee come funziona il tutto, ma ripeto, sono i software che fanno in maniera automatica, sviluppano in maniera automatica queste informazioni. Vedete, io posso quindi andare in questo spazio in fase di sopralluogo e realizzare le mie misure all'impulso. Lo posso fare con microfoni omnidirezionali, se mi basta la sola informazione in termini pressori. Lo posso fare con microfoni stereofonici, okay? Con tecniche stereofoniche. E queste tecniche stereofoniche, oggigiorno, vi faccio presente, sono incorporate in maniera efficiente nei moderni recorder digitali che raggiungono degli elevati gradi di qualità delle risposte all'impulso. E attenzione, con basso rumore di fondo, eccetera.
dicevo, posso effettuare impulse response, misure di impulse response per ottenere la room impulse response con tecniche stereofoniche. Se mi basta ad esempio la direzionalità su un solo piano, quello su cui sono disposti i due microfoni, oppure posso andare lì con il mio H3, col mio zoom H3, col mio microfono Ambeo, con il mio sistema ambisonic, in definitiva che voglio, e realizzare misure ambisonic che mi permettono di avere tutte le precedenti componenti più le altre, okay? In un unico colpo. Un'unica impulse response mi dà tutte le informazioni che prima dovevo ottenere separatamente con tecniche, microfoni, setup specifici. Non so se è chiaro questo aspetto. Quindi in questa sala, ad esempio, Pat Brown di Synabcon realizza questo tipo di misure, sia stereofoniche nelle tre posizioni che vedete indicate, sia posizioni misure ambisoniche sempre nelle medesime posizioni. Quindi vado a casa, apro l'editing, edito le risposte all'impulso, apro i miei software di convoluzione, il plugin Aurora, quello che vi pare, ottengo la misura all'impulso bella precisa. La carichiamo sul mio software di elaborazione dati. Documenti, corso PPT, webinar, tecniche di ripresa. Ecco qui, io vedete, tengo catalogate queste informazioni. Vi dicevo quanto è importante catalogare le room impulse response ottenute, no? Per vari scopi che io vi ho descritto. Qui troviamo in questa cartella le misure all'impulso stereofoniche ottenute con tecnica stereofonica. Nell'altra cartella tengo salvate le misure all'impulso di tipo binaurale, vedete, nelle tre posizioni. Carico ad esempio la misura all'impulso stereofonica nella posizione 2, eccola qua, ce la sentiamo. Sentiamoci sempre le room impulse response. Questa la posso convolvere col segnale anecoico che mi va. Ed è, ripeto, un'informazione che mi dà una impulse response, una visualizzazione, un'informazione che mi dà informazioni, scusa la ripetizione, sul piano nel quale sono orientati i due microfoni che costituiscono la coppia stereo della ripresa stereofonica. Va bene? Oppure posso direttamente aprire la room impulse response in formato B-format nella posizione T2. Ecco, vedete come si presenta una risposta all'impulso B-format dopo la codifica, eccetera. Abbiamo... Fatemi aprire Epic Pen. Ah no, c'è già quello. Ecco qua. Abbiamo la componente W. Vedete quello che sto scrivendo? La componente X, la componente Y, la componente Z. Ok? Quindi io, ritornando con la, facendo mente locale a dove era posizionato il microfono, ho l'informazione nei tre assi principali dello spazio cartesiano e quindi risalgo là dove vedo una riflessione, un eco, alla parete che me le ha generate. Ok? Questa è informazione in termini di direttività, quindi velocity. Questa è informazione in termini di pressione e quindi SPL, per esempio, e quindi parametri acustici, per esempio, ISO 3382. Ok? Posso fare convoluzione con ciascuna delle componenti. Aurora Convolver, inseriamo importa audio. Materiale anecoico, la nostra lettura che vi ho allegato, eccola qua.
Prendiamola mono questa lettura qua. Ok, dettagliamo un po'. Questo è l'ascolto anecoico. Just after World War I, the Bell system was capable of providing sound. Okay. Io adesso voglio sentire le riflessioni che c'erano nel punto 2, ok? Virtualmente voglio rivisitare quella seduta, quella poltrona. Cosa sente l'ascoltatore che è seduto in quella poltrona in cui ho fatto la mia registrazione ambisonic, ok? Niente di più facile, vado a convolvere ad esempio con la componente X, con la componente Y, e quello che ottengo è qualcosa di differente a seconda della informazione direzionale scelta. Effetti, Aurora Convolver, Lecture, Audio Data. Campioniamo, cioè convolviamo con la componente X, per esempio. Ok, prima con la componente omnidirezionale facciamo. Ok, continue. Modern electroacoustics began in 1915 when E.S. Brigham combined a telephone receiver. Ok, sto percependo il riverbero, la componente del riverbero sviluppata lungo quell'asse, lungo l'asse delle X. Vado a convolvere con la componente omnidirezionale, ad esempio. State vedendo sempre lo schermo, sì. Perfetto. Convolviamo, genera Aurora Convolver. Dobbiamo campionare con la componente omnidirezionale, abbiamo detto, devo smutarla. Quindi, Aurora Convolver. Bisogna stare attenti quando usate questo plugin a non tenere selezionata una traccia, a non tenere mute, eccetera, eccetera. Aprite tutto, fate clic su una parte vuota dello schermo per togliere le eventuali selezioni. Ora me lo prenderà sicuramente. Quindi, ecco qua. Lettura è cosa vogliamo convolvere. Convolviamo, come, usiamo quindi come filtro, la componente W omnidirezionale, la mettiamo nella sezione filtro. Continua. Ecco, me l'ha calcolata. Mutiamo tutto. Non so perché con il solo ho problemi. Ce l'ascoltiamo. Modern electroacoustics began in 1915 when E.S. Brigham combined. Avete capito? Adesso sentiamoci la voce anecoica e poi in sequenza quella convoluta con la componente omnidirezionale e quella convoluta con lungo l'asse, con la componente lungo l'asse delle X. Va bene, quindi voce anecoica. Modern electroacoustics began in 1915. Componente omnidirezionale. Modern electroacoustics began in 1915 when componente lungo l'asse delle X. Modern electroacoustics began in 1915. Qui è più chiaro ovviamente perché se avessi usato una sorgente sul palco del teatro che vedrete, non convolvendo quindi ad esempio con questo tipo di segnale, io avrei tutta l'informazione che mi proveniva dal diffusore in maniera frontale, capito? Piuttosto che l'informazione immersa, ad esempio, nel campo riverberante. Ok? Tutto chiaro fino adesso? Ci siete? Ok.
Quindi dal mio formato B-Format, dall'impulse response in formato B-Format, io posso ricavare tutta l'informazione di cui ho bisogno. La componente pressoria, omnidirezionale, componente binaurale, le informazioni sui singoli assi. Posso riprodurre quello che ho convoluto, ok? Un altro aspetto importante, nel mio sistema di diffusione sonora, nella forma che voglio, stereofonica, 5+1, ordini di surround maggiore, quello in base, sempre ovviamente in base all'ordine del microfono Ambisonic che ho utilizzato. Ovviamente, questo in teoria, nella pratica ci sono dei limiti, dipendono dalla frequenza considerata, ad esempio nelle frequenze medie e sulle alte frequenze il sistema incomincia a soffrire in termini di informazione sulla velocity, ok? Ma è un buon risultato, una buona approssimazione, e quindi a queste informazioni poi si usano delle operazioni di filtraggio particolare che non stiamo qui a vedere adesso. Ecco, vedete vari tipi di microfoni Ambisonic. Quello che vi ho fatto vedere prima, no? Lo posso fare, no? L'informazione in termini di direzionalità del campo sonoro, e quindi recuperare le informazioni sulla provenienza delle riflessioni o echi circoscritti, no? Oltre che su caratteristiche direttive della concentrazione energetica dei vari campi sonori, le posso utilizzare anche con software specifici come questo, che impareremo a conoscere bene nei workshop di formazione, in cui se io carico una impulse response di tipo stereofonico, questa ad esempio, quella ottenuta alla posizione 2, vedete, mi restituisce le informazioni in termini del piano orizzontale su cui è stato predisposto la coppia stereo che riprende, che fa la registrazione. Se carico invece la room impulse response di format, io ho l'informazione, vedete, a 360 gradi, e quindi posso localizzare letteralmente i vari contributi energetici, le varie riflessioni, in maniera grossolana, precisa, secondo questo settore. Vedete che io sposto nelle varie direzioni dello spazio cartesiano, e di cui posso allargare o stringere la risoluzione. Quindi posso letteralmente andare a caccia delle singole riflessioni. Ecco che la potenza del metodo Ambisonic applicato all'acustica, al disegno e al tuning dei sistemi di rinforzo sonoro. Cose che abbiamo visto per la riproduzione dell'informazione catturata col microfono Ambisonic, i diffusori, gli altoparlanti vengono disposti in maniera appropriata con un ordine quantità di diffusori e distribuzione che dipende dall'ordine del microfono utilizzato, quindi dal modo in cui abbiamo, dalla risoluzione con cui abbiamo catturato l'informazione sonora, e dalla disposizione dei diffusori riusciamo a ricavare informazioni in termini di livello, ovvero il livello, il gain che deve avere una determinata componente del flusso B-Format direzionata in uno specifico diffusore. Vedete, questo coseno di alfa, coseno di beta, sono le funzioni matematiche che dall'angolo in base al quale è disposto il diffusore mi ricava il livello che deve avere una determinata componente dell'informazione sonora riprodotta specificatamente in quel diffusore per me che sto al centro del piano cartesiano. Ok? Le operazioni matriciali che avvengono di filtraggio, che avvengono nel flusso, nei procedimenti di encoding dell'informazione, non ci riguardano in maniera molto precisa. A me interessa, ai fini di questo webinar, che si comprende le potenzialità della ripresa ambisonica ai fini acustici. Vedete, dal flusso W
X, Y, Z, vengono fuori, come vi dicevo, i vari contributi per le varie tipologie di sistemi di diffusione. Roba, vi ho detto, che fanno in maniera comunque automatica i software a corredo con i microfoni stessi. Vantaggi del sistema Ambisonic, che è letteralmente tridimensionale, ha una buona percezione dei suoni laterali, una buona risposta ai bassi, ciò che non avveniva nelle tecniche di Polo, vi ricordate? Anche quelle modificate. Lo sweet spot non è più vincolato alla posizione centrale, cioè io mi posso spostare poco a poco all'interno del campo sonoro, mentre con la tecnica bipolo devo stare lì inchiodato proprio al centro dell'asse cartesiano, così per godere di quello che ho registrato effettivamente dell'informazione spaziale registrata con quella tecnica. Qui invece mi svincolo dallo sweet spot in maniera più libera, ok? È più largo adesso. Uscendo dallo sweet spot non c'è colorazione come avviene in termini di risposta in frequenza, intendo come avveniva nelle altre tecniche. Ok, questo è lo Zoom, il software a corredo con l'H3, dovrei averlo qui con me, me l'ho fatto vedere prima. Costa poco, costa un 300 euro, anche comunque i microfoni Ambisonic tipo Lambeo, tipo l'MT1, se non sbaglio si chiama, della Rode, hanno raggiunto prezzi davvero molto bassi adesso. Come registratori, nel caso comprate il microfono Ambeo o simili, vi consiglio lo Zoom perché lo sviluppo del software è integrato con questi microfoni, quindi c'è un supporto abbastanza specifico sulle tecniche Ambisonic, va bene? Ed ecco, in questo modo posso, quello che dicevo prima, la convoluzione che facevo, può raggiungere adesso un grado più evoluto. In un sistema ricostruito, con un sistema di diffusione ampio, a 360 gradi, posso davvero ricostruire in questo senso la sala che ho vissuto, la sala che ho visitato precedentemente. Ovviamente si aprono poi tutta una serie di scenari sui sviluppi di questa tecnica in vari settori che non sono il mio campo, nel quale non mi addentro. Ok? I diffusori devono essere opportunamente filtrati, lo vedremo in un altro momento, e si utilizza la tecnica con il filtro inverso di Kirkbay che vi dicevo l'altra volta. Software per il decoding del flusso Ambisonic A format, in flusso B format e poi il successivo encoding non soltanto sono a corredo con i microfoni, vengono venduti con i microfoni, ma li trovate anche di terze parti, quindi c'è vasta scelta anche in tal senso.